miei genitori fanno tutto l'inventario. Mio papà dice c'è una cartella online che stiamo già a 4 giga. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. La mia nuova vita è sicuramente indaffarata e sempre navigando verso nuove stelle, nuovi sogni e nuovi obiettivi. Che non c'è. Qui tutto ha avuto inizio 14 anni fa. Sembrerà strano, ma la ragione. In realtà è stato un po' un caso, perché a mio fratello serviva una prodiera su un catamarano, la Bigat 16, e mi sono ritrovata in barca con lui. E quindi sicuramente mio fratello è stato fondamentale, perché poi è quello che poi mi ha insegnato ad andare in barca. E a pensarci, che pazzia! Mi ricordo all'inizio, allora guarda, puoi andare a fare il mondiale solo se finisci tutti gli esami e prendi tutti i 30. Io ho fatto tutti gli esami, ho preso tutti i 30 lode, e quindi non potevano non mandarmi. Poi hanno visto che ho cominciato anche i primi risultati importanti e quindi hanno capito, hanno detto ok, non possiamo non appoggiarti. Poi in realtà sono diventati i miei più grandi fan. E la vita Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno. È vero. Puoi gustare fino in fondo tutto sopra. Ci davano già spacciati in tanti. Vabbè, i tabbanti sono finiti. E invece ne abbiamo risposto con una medaglia d'oro al mondiale. Un amore che vola via. 500 catene. È medaglia d'oro, un momento storico per la vela azzurra. Le lacrime di tutto il mondo. È il Sinner della vela. Sì, appassionato di sci, giustamente da buon trentino. Banti e Tita, la vela d'oro, Olimpiade di felicità. Le ha premiati Malagò, ci avevo visto lungo. Coppia di regate non nella vita. Oltre ad essere stato un rapporto professionale, alla fine è diventato anche un rapporto umano molto importante. Abbiamo condiviso tanto, nel bene e nel male, quindi penso che ci conosciamo al meglio, perché ci conosciamo sotto stress. Qua ancora non ci sentivamo arrivati in un certo senso, penso che entrambi avevamo ancora fame. Penso che una delle caratteristiche importanti che debba avere un velista è adattarsi velocemente a nuovi cambi di condizione. La raffica, l'onda, l'oscillazione, saper guardare oltre, non solo quello che hai in quel momento, ma anche quello che avrai subito dopo. 3, 2, 1, 1, ancora poco, ci siamo, oro per Caterina Banti e Ruggero Tita. Parigi è stata più l'Olimpiade della maturità. Non ci pensavo neanche al fatto che siamo gli unici ad esserci ripetuti. Siamo consapevoli del fatto che già vincerne una di medaglia e vincere un'Olimpiadi è molto difficile. Ripetersi è ancora più difficile. Penso che in realtà la medaglia, adesso non mi prendete per pazza, è un pezzo di metallo, no? Ma è un oggetto che rappresenta un percorso. Sacrifici, impegno, gioie, tristezze, arrabbiature, infortuni, felicità. Dietro l'angolo ci sono tantissime cose. C'è la famiglia. Penso che gli ho dedicato troppo poco tempo. Sicuramente c'è un lavoro a lungo termine e mi rimetterò a studiare e niente, chi vivrà vedrà. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes amusé et à bientôt, merci.